Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Ermanno De Maria, il responsabile attività di base del Fossano Calcio. Voglio chiederti qualche delucidazione in più in merito al video che è uscito sulla vostra pagina Facebook, in cui si vedevano gli allenamenti a partire dai più piccoli fino alla prima squadra, anche nei metodi che sono stati svolti. Sì, allora abbiamo, diciamo, deciso di fare questo video perché l'idea, diciamo, nostra è quella di cercare di dare più uniformità possibile a tutte le categorie come idea diciamo, di allenamento e poi di sviluppo delle abilità tecniche e poi sotto l'aspetto del gioco. Quindi il fatto di poter creare queste condizioni ha fatto sì che tutto fuori venisse questa. Diciamo, quest'idea di fare praticamente le esercitazioni che fanno i piccolini, farle in tutte le categorie, passando dall'agonistica per arrivare fino alla prima squadra. Questo perché io da quest'anno, da gennaio, sto collaborando con il mister della prima squadra nella parte tecnica e quindi da lì è nato tutto quest'idea di voler unificare il più possibile quello che è un lavoro, diciamo, scelto dalla società per poter portare avanti un'idea nuova, ecco, un modo di fare un calcio nostro, ecco, questa è un po' la Un condizione. lavoro che poi si vedrà anche nel corso del tempo, immagino anche con il discorso poi del campo del Fossano Calcio. Sì, con questa, diciamo, nostra idea di allenamento, di gioco, di principi che vanno applicati, sicuramente la daremo a tutti quelli che sposano quelle che possono essere la nostra idea di calcio, la nostra società, quindi i giocatori che il prossimo anno decideranno di venire a giocare da noi, dai più piccoli ai più grandi, e soprattutto chi partecipa al camp, perché il camp è un modo per poter far conoscere quindi il nostro valore aggiunto, ecco. E quindi chi viene, si iscrive e partecipa può usufruire di questa metodologia che potrebbe essere, secondo me, interessante per la miglioria tecnica di ogni singolo giocatore che poi migliora un gruppo. L'idea è proprio quella di creare dall'attività di base, dai primi calci praticamente alla prima squadra, un'identità di lavoro e di idee che possono portare uniformità di pensiero e di gioco. Si è dato uniformare gli allenamenti a partire poi dai più piccoli ai più grandi. C'è qualche differenza tra le varie categorie, No, oppure. allora le esercitazioni sono praticamente quasi tutte, diciamo, scelte e proposte nello stesso, diciamo, unico modo e forma. Poi, logicamente, nelle categorie più piccoline ci sono spazi diversi, nelle categorie più grandi ci sono i principi che vengono applicati diversamente, però ogni esercitazione ha una sua logica per poi dopo essere poi riproposta in campo nei vari moduli o nelle varie situazioni di gioco che vengono a verificarsi, ecco. Quindi questo è un po' complesso da dire in due parole, però è un mondo molto ampio che noi stiamo cercando di creare per portare un qualcosa che sia da stimolo ai giocatori e da stimolo agli allenatori, perché sicuramente i primi ad averne un vantaggio sono gli allenatori che hanno delle proposte di allenamento e di idee da proporre ai giocatori e di conseguenza i giocatori che iniziano ad avere delle idee di gioco, soprattutto poi per il crescere dei ragazzi, no? Quindi se c'è un'uniformità, se c'è un linguaggio comune, sicuramente poi i bambini hanno meno difficoltà nell' andare a prendere tutte quelle che sono diciamo, i nostri metodi. Negli anni, perché ogni anno praticamente si ripetono quasi sempre le stesse cose con gli stessi concetti in spazi diversi e a ogni categoria viene messo dentro quello che occorre per quella categoria, ecco. Sì, esatto, dare già più sicurezza forse anche ai più piccoli che si ritrovano poi a. Sì, è un modo per poter stimolare i ragazzi che se io 2015 faccio un esercizio che fa anche il giocatore della prima squadra, vuol dire che io posso arrivare a giocare in prima squadra. Quindi è uno step che pian pianino noi lo diamo come lavoro perché loro capiscono che il lavoro comunque può portare un risultato importante, quindi il lavoro è quello che poi aiuta sempre di più a crescere ed avere i valori aggiunti a livello singolo e a livello di gruppi, Ed quindi è un quello è progetto ovviamente importante. a lungo termine, improntato sul lungo Sì, termine. è una cosa che è nata adesso, è nata diciamo in questi 2 o 3 mesi, studiata apposta,
verrà applicata in tutte le categorie già dal prossimo anno, a partire quindi dai più piccolini che saranno i 16 ad arrivare alla prima squadra. In tutte le categorie gli allenatori avranno delle tantissime esercitazioni da proporre e da fare, dalle quali vogliamo che i giocatori, sotto un aspetto sia tecnico che tattico individuale, che poi di proposta a livello di gioco, vengano poi calati in quelli che sono i contesti di allenamento partite, partite e partite di gioco. Esatto, se non hai più nulla da aggiungere, mi invitiamo tutti quelli che magari hanno visto questa intervista a guardarsi il video Sì, ma dell'allenamento. l'abbiamo pubblicato sulla nostra pagina, penso che adesso verrà pubblicato anche da voi. E il fatto di volerla proporre agli altri era perché secondo me il calcio è anche una condivisione, è un modo di poter esprimere delle idee, di poter esprimere dei concetti e di dare la possibilità a chi magari potesse avere il piacere di provare questa situazione, che noi la mettiamo un po' per tutti, ecco. Logicamente è molto ristretta a noi, però è di condivisione con gli altri nel momento in cui ci fosse il modo di poter avere uno scambio diciamo, di idee e di confronti. Certo, grazie mille, allora Prego, ci si grazie a tutti, verifica. vediamoci al camp, mi raccomando, vi aspettiamo numerosi. Grazie mille. Grazie.